Noi siamo contenti, siamo soddisfatti, una bella manifestazione riuscita. Qualcuno pensava magari di distogliere la Lega dai problemi e dalle soluzioni che invece dobbiamo dare al Paese. Abbiamo dimostrato che noi diamo queste risposte, la facciamo anche in un momento in cui la politica, alcuna parte della politica, ovvero quella del PD e 5 Stelle, si dimentica del Paese, noi invece ce ne interessiamo fino in fondo. E anche con questo processo di Matteo Salvini che hanno costruito per distogliere la Lega da questi problemi e dalla sua attività politica, invece dimostriamo di essere sul pezzo e di non spaventarci, ma di tirare dritto. Dopodiché, in merito al processo, possiamo dire che adesso verremo a sapere, vedremo Conte e tutti i soci 5 Stelle, il governo, ai tempi del Conte 1, venire in tribunale a Catania e dire la loro versione, e se non collimerà con la realtà e con la verità, ovviamente ne trarremo le debite conclusioni. Soddisfatti di questi 3 giorni improntati al confronto, io in particolare come assessore all'ambiente ho preso parte appunto a quella sul riciclo dei rifiuti e sull'energia, e sono venuti fuori anche in questo spunti interessanti su cui ci confronteremo anche nei prossimi giorni e porteremo proposte concrete al governo regionale e anche in seno all'amministrazione comunale. Sono stati 3 giorni anche di confronto su temi che stanno a cuore al Paese. Ecco, non abbiamo manifestato contro nessuno, ma noi appunto pensiamo soltanto a confrontarci sui temi che stanno a cuore agli italiani. Per quanto riguarda oggi, diciamo, il merito al processo, lei è anche avvocato, quindi... Lo ha detto Matteo Salvini, siamo contenti per come si è svolta l'udienza. Piacere che la Procura abbia correttamente e coerentemente avanzato proposta di non luogo a procedere. Questo significa che non siamo di parte, non siamo fuori dal mondo. Quello che diciamo è quello che col buon senso pensano e ritengono anche chi avrebbe dovuto sostenere l'accusa. E ritengo che ascoltare Conte e gli altri ministri possa essere utile, perché storicamente, ecco, ricostruire quello che è successo prima e dopo certamente può essere utile per gli italiani per capire qual è il fenomeno di cui stiamo parlando e soprattutto per capire qual è la verità dei fatti, ecco, perché Conte non potrà far altro che venire qui e dire che le procedure sono state le stesse di quelle che seguiva Salvini quando era ministro, e questo significa che erano corrette prima come lo sono adesso. Ok, benissimo. Grazie.